Siamo qui riuniti per spendere due paroline nei confronti del caro e vecchio Geppetto, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nello scorso episodio. Geppetto per me era come un fratello, un mentore, qualcuno con cui ho condiviso ben due episodi dell'Imperocraft. Ricordo ancora quando entrò di sua spontanea volontà dentro la barca per lavorare per me. Il suo primo libro mending, come dimenticarlo? Non si conoscono ancora bene le dinamiche della sua morte. Alcuni ipotizzano che sia stata colpa di uno zombie, altri che probabilmente era troppo vecchio. Nessuno comunque dà la colpa a me, questo è l'importante. E quindi, caro Geppetto, io voglio ricordarti così. Solare, grintoso e con tanta voglia di lavorare. Bene, detto questo, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'Imperocraft. Come vedete ho creato una mini... vabbè, un mausoleo, diciamo, per Geppetto all'interno di questa entrata della caverna, perché nello scorso episodio, purtroppo, è morto. Già, ripeto, nessuno sa ancora le circostanze, come è successo, chi è stato a ucciderlo. Si ipotizza uno zombie, maledetti zombie, guarda, sono proprio inaffidabili. Ma non importa, perché quest'oggi ne ho trovato un altro e l'ho già portato qua, vicino a casa mia, perché diventerà lui il nuovo Geppetto, Geppetto II. No dai, dovrei sicuramente dargli un altro nome, non lo posso chiamare nello stesso modo del primo. E dovrebbe essere qua, eccolo, ciao! Lui non è entrato molto di sua spontanea volontà all'interno della barca, mi ha fatto faticare un bel po'. Ma, caro... vediamo come posso chiamarlo. Caro... Trotto! Mi piace il nome Trotto, d'ora in poi tu sarai Trotto. Allora, ti devo far uscire da qua, subito. Ok, bene, e adesso, prego, seguimi. Ti porto alla tua stanza, vieni, vieni. Qua da questa parte, no. Allora, ho detto, vieni, sì, esatto. Ah, bravo, vedo che hai capito già tutto quanto. Esatto, no, non verrai retribuito. Non ti pagheremo neanche il cibo per poter pranzare. Vai, grandissimo. Ah, è questo lo spirito, che cosa cavolo hai fatto? Perché sei diventato un... è diventato un pescatore perché è pieno di barili. No, non hai capito nulla. Tu sei uno che vende i libri, ok? Questo sarà il tuo lavoro, via. No, queste robe a te non interessano. I libri, no. Maledetto. Allora, togliamo tutti quanti i barili. Mi hai fatto distruggere tutto il negozio che avevo fatto Geppetto. Cosa vende? Riptide, bleh, che schifo. No. Allora, l'episodio in cui è morto Geppetto non l'ho ancora caricato nel canale. Voi, vabbè, ovviamente se state guardando questo l'avete già visto. Quindi io non so ancora bene che consigli mi abbiate dato. Ma sono abbastanza sicuro che per trasformare un villager in zombie villager, lo zombie lo deve letteralmente uccidere. Quindi quest'oggi ci riproveremo. Cosa? No, tranquillo, mica tu, cioè, no, non ti lascerei mai morire, non ti preoccupare. Non è mai successo nella storia della mia vita. Flame, no, mi devi dare mending però, ok? Mending, chiaro? Allora, innanzitutto, mentre lui cerca di capire che cosa deve vendermi, direi di tornare da Barto perché ho bisogno di qualche altro smeraldino. Per fortuna, ragazzi, lui commercia con carbone, ferro, tutta roba che io riesco a trovare molto facilmente grazie al mio fantastico piccone con fortuna 3. Infatti ho già messo a cucinare un pochettino di ferro che prenderemo subito e dovrei avere abbastanza carbone. Sì, ricordavo di averne di meno, ma evidentemente ne abbiamo di più. Quindi così dovremmo farci tantissimi smeraldi. E non appena... com'è che l'avevo chiamato? Non mi ricordo più. Vabbè, non appena lui diventerà uno zombie villager, lo cureremo per poi avere degli sconti assurdi nei libri mending. Cosa sei? Un acrobata? Come hai fatto a salire su quella cesta? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo qua, entriamo un attimo da Barto. Dobbiamo commerciare. Ciao Barto, grazie, signor Bartolomeo. Molto gentile, è sempre un piacere fare affari con lei. Oh, sì, dammi tutti i tuoi smeraldi per un pochettino di ferro. Esatto. Ok, ci ha dato 28 smeraldi, che tecnicamente dovrebbero essere più che sufficienti per farmi tantissimi libri mending. Se non altro, se dovessi riuscire a trasformare lui in uno zombie villager, così da avere degli sconti abbastanza interessanti. Allora, adesso tu hai un solo compito. Mi devi vendere mending. Chiaro, non è difficile. Guarda, se ci riesco io nella vita in città, che sono stupido, figurati se non ce la fai tu a vendermelo. Forza, dai, para il tuo lavoro. Niente. Anche se in realtà le librerie mi farebbero comodo, ma no, non ci servono a nulla adesso. Oh, e basta, sei stancato con queste ceste, ora te le tolgo tutte così non hai modo di camminare, eh? Niente. Power 4, mica male, ma no. Servirà soltanto mending. No, scusa, che te pareva, mannaggia. Ma se non ti togli dalle scatole, è ovvio che ti attacco. E adesso qualsiasi cosa mi commercerà costerà il doppio. Infatti, visto, sei arrabbiato, maledetto. Vabbè, poi mi farai gli sconti, non ti preoccupare, appena verrai mangiato dallo zombie. Frostwall
Stalker non mi serve. Perché è più complicato di quel che dovrebbe essere, ragazzi. Blast Protection, no. Io e Geppetto avevamo un'intesa, ragazzi, incredibile. Infatti mi diede subito Mending. Dopo 3 tentativi. Tu mi sembri proprio scemo. Infatti ti chiamerò scemo. Tu d'ora in poi sei scemo. Sì, hai cambiato nome. Ringrazia che non ho ancora una name tag. No. Punch, no. Impaling, no. Smite, decisamente no. E dai, ma tutta roba per il tridente mi sta dando. Dai, dammi un Mending. Non è chiedere troppo. Mamma mia, ragazzi, sono qua da 20 minuti. Ti dai una mossa, scemo. Mi puoi dare per favore Mending? Smite. Infinity mi potrebbe servire, ma direi di no. Niente. Ancora, Fire Aspect e roba inutile. Respiration. Cioè, non solo mi hai fatto distruggere tutto quanto il negozio che avevo fatto a Geppetto e ci avevo messo tanto tempo a farlo, in più non mi vuoi dare neanche un libro Mending. Sta tranquillo che tu verrai torturato sicuramente dallo zombie, guarda. Se prima avevo qualche ripensamento, adesso non ce n'è neanche uno nella mia testa. Protection 4. Ma sei proprio da buttare. Cioè, le cose che non mi servono, che però vorrei. Cioè, mi sta consumando tutta quanta l'ascia a forza di rompere e rimettere, rompere e rimettere. Anche a costo di restare qua tutto il giorno, tu prima o poi mi darai un libro Mending, ok? Questa è la volta buona, me lo sento. Forza. Sharpness 5! Devo rifiutare uno Sharpness 5! No. Che faccio? Come faccio a rifiutare? Mannaggia te, mannaggia. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Credo che non mi stia dando Mending per il fatto che Geppetto mi dava già Mending ed è morto qua dentro. Secondo me è tipo impossessata dallo spirito di Geppetto. Non capisco. Perché sono qua letteralmente da 20 minuti. Non è normale. Sì, 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 finalmente, finalmente. Grazie, grazie. Ok, vuole 37 smeraldi. Io non li ho. Allora, tu adesso non cambierai professione. Chiaro? Vado a prendere uno zombie. Dove cavolo lo trovo adesso uno zombie di giorno? Maledizione, maledizione, maledizione. Ok, allora, mi è sembrato di capire che il metodo migliore per trasformare un villager in villager zombie è facendolo uccidere dallo zombie. Quindi non lo deve soltanto attaccare un paio di volte, lo deve proprio uccidere. E dopodiché potremmo effettivamente curarti. Sì, facciamo così. Inizio già a prendere tutti quanti i materiali per curarlo, quindi le mele, l'oro che dovrei già avere. Poi mi servirà occhio di ragno, ci abbiamo già funghetto e zucchero, quindi non dovrebbe essere un problema. No, questo albero non lo devo rompere, questo è estetico. Sento un ragno. C'è un ragno qua sotto. E certo, qua c'è una caverna. C'è anche uno scheletro. Zombie, c'è di tutto. Molto bene, forse un po' troppi zombie. Allora, ho bisogno che uno di voi venga con me. Solo uno zombie. No, Creeper, tu non ti voglio. Ma lo zombie ovviamente prenderà fuoco. Ok, facciamo così, vado alla ricerca di un ragnetto intanto. In questo modo posso fare la pozione di weakness. Ragni, ragni, ragni. Dove siete? Non fate i timidoni. Wow. Vabbè, eccone uno. Serve soltanto un occhietto. Uno. Dai. Ovviamente non me l'hanno dato. Grazie. Ma oggi perché sta andando tutto male? Non c'è una cosa che sta andando bene. Che è sta sfortuna nera? È questo che mi merito per aver ucciso il povero Geppetto? Cioè, voglio dire, per... Cioè, beh, dai, avete capito, non l'ho ucciso io. Allora, quassù c'era un altro ragnetto, giusto? Dammi il tuo occhio. Ok, bene. Sayonara, me ne vado. Uff. Ok, tecnicamente fuori dovrebbe già essere notte. Trasformiamo questo in occhio fermentato. Molto bene. E intanto direi di andare alla ricerca di uno zombie da far entrare dentro la casetta di scemo. Ti è piaciuto farmi perdere 20 minuti per trovare un libro Mending? Adesso mi divertirò io. Intanto mettiamo questo qua, così facciamo le pozioni di weakness. Dopodiché mi servirà soltanto una mela, che qua potremmo trovarla effettivamente, giusto? E poi avremo degli sconti vantaggiosi. Allora, ci sarà uno zombie qua giù? No, scheletro. Oh, eccolo qua. Vieni, vieni. Su, su. Forza, non aver paura. Ti porto... No, dove vai? Vieni. Ti porto in un posto magico. Hai fame? Vuoi dei cervelli? Mi spiace, ma non ti sto offrendo un cervello. Purtroppo si chiama scemo per un motivo. Però seguimi, entra pure. Vieni, vieni. Ecco, così impari. Vieni, forza. Oh, non aver paura, piccolo scemo. No, 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 scemo, non scappare. Fatti attaccare dallo zombie. Via. Ok, adesso dobbiamo aspettare che la natura faccia il suo corso. Quindi tecnicamente lo zombie dovrebbe attaccarlo più e più volte fino a ucciderlo. In quel modo si trasformerà automaticamente in uno zombie villager. Ce l'abbiamo una melina qua? Sì che ce l'abbiamo, fantastico. E dovrei anche avere abbastanza oro, giusto? Sì, ha voglia. Ok, mentre che loro fanno amicizia, mi faccio la mela d'oro. Le pozioni di weakness ce l'abbiamo. Ah, devo farla lanciabile. Mi serve la gunpowder che al momento non ho.
Però ci dovrebbero essere dei creeper qua in zona. Oh, eccone uno, due, perfetto. Per favore, datemi la vostra polvere da sparo. No, no, non esplodere. Maledetto. Uno, due e tre. Polvere. Perfetto, intanto andiamo a controllare quei due amiconi. Che cosa stanno facendo? L'hai trasformato? Grande! Ti meriti un premio. Ecco il tuo premio. Allontanati da lui. Allontanatevi. Non siete amici per la pelle. Via. Devo ucciderlo. Andiamo, fratello. Non costringermi a farlo di fronte ai tuoi occhi. Via. Perché stanno così appiccicati, maledetti? Ho un'idea. Attivo le hitbox così sono sicuro di non colpire lui. Dai, 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 dai. Allontanati. Se soltanto avessi un arco. Eccoli. Si sono... Ah. Non posso usare la mia balestra. C'ha un multishot. Lo potrei ferire. Ok. Ce l'ho fatta. Benissimo. È arrivato il momento di curare, scemo. Quindi, prima gli devo lanciare la pozione. Eccola qua. Dopo gli darò la mela d'oro. E infine potremo commerciare tanti di quei libri mending. Che sarò proprio stufo di averli. Giusto? Bene, adesso tenetelo così in forno per circa 5 minuti e dovrebbe ritornare un villico normale. Spero soltanto che non cambi i suoi commerci. Sarà meglio per te, credimi. Bene, io intanto direi di andare a dormire. Buonanotte. Ehi, 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 allontanati da qua. Ciao Barto. Per un diamante mi dà gli Ragazzi, io di diamanti ne ho tanti e gli smeraldi mi servono. Potrebbe convenirmi questo scambio, ma prima continuiamo a prenderli grazie al mio carbone. Fin quando me lo commercia io lo faccio volentieri, grazie. E anche col ferro. Yes, 53 smeraldi. Posso farlo anche con la flint. Perché ho uno sacco intero di flint? Vabbè, non importa, preso. Ok, ok, grande Barto. Tu, quanto ti ci vuole? Sta shakerando. Alla grande, ragazzi, siamo ricchissimi. Sono pieno di smeraldi. E sapete bene che tutti questi smeraldi non sono facili da ottenere. 56, ammazza. E con gli sconti che mi farà, ovviamente, scemo, dovrei riuscire a comprare tutti i libri mending che voglio. Tranquillo, anche a te prima o poi ti farò tutto un negozietto fatto bene. Posso piazzarli questi? Senza che lui si arrabbi? Sì, posso? Ok, mettiamo una cesta qua. Oh, ehi! Oh no, non sono il tuo padrone. Non osare mai più attaccarmi, chiaro? Uno e due. Ho un'idea, forse se mi faccio un giretto si curerà automaticamente e più velocemente. Oh, è un'impresa lavorare con i villager comunque. Ritorniamo su. Sei guarito? No, non ci voglio credere. Questo stupido ha cambiato di nuovo lavoro ed è diventato un pescatore. Ma sai quanto tempo ci ho messo io a farti avere quel cavolo di libro mending? Maledizione, maledizione, maledizione. Togli tutti questi barili, stupidi, maledizione. Stupida idea di mettere dei stupidi barili. Oh no. Quanto tempo ci vorrà adesso? E non fa neanche sti gran sconti. È comunque costoso. Ma cosa ti ho curato a fare? Ma non dovevi farmi degli sconti fantastici? Ma scusa. Ok, vabbè, effettivamente mi vende questo qua per un solo smeraldo. Ma maledizione, ma ci metterò 12 anni adesso a farti tornare uno che vende mending. No, 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 perché? Perché ho messo quei barili? Non potevo starmi fermo. Mi stai facendo perdere la pazienza, hai capito? Giuro che se non mi dai mending tra pochi scambi, ti uccido e prendo un altro villico. No, non multishot. Mending. Mi devi dare mending. Chiaro? Ragazzi, non credo che il trucchetto di farlo diventare un villager zombie funzioni così tanto bene, eh? Penso che per avere degli sconti dovrei vincere un raid. Probabilmente avrò degli sconti migliori in quel caso. Vabbè, senti, sai cosa? Fai quello che vuoi. Tornerò qui quando avrò voglia. Come? Vuoi del pane? Tieni, Barto. Tu sì che ti meriti il pane. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un inferno per me. Ci ho messo 40 minuti e non ho ancora neanche un libro mending. Però almeno ho 56 smeraldi e la possibilità di ottenerlo. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ora capite perché li chiamo collaboratori? Ciao!